Partiamo. Eccolo qua, lui è tornato. Cioè, se n'è mai andato, diciamo, è uscito dal San Raffaè. No, vabbè, no, diciamo, è tornato operativo. Tornato operativo, è tornato. Il ponte sullo stretto da oggi a legge, domani sarà realtà. Abbiamo mantenuto l'impegno preso con i siciliani, i calabresi e tutto il sud. Silvio Berlusconi, Forza Italia. Forza Italia. Quindi se intestano il ponte, chiaramente la Lega dice: ma di che stai parlando? No, il decreto ponte è legge, oggi è una grande giornata non solo per Sicilia e Calabria, grande giorno per tutta l'Italia. Io ne sono orgoglioso. Chi sono io? Matteo Salvini, Lega Salvini Premier. Mette le cose a posto. Salvini. A quel punto Tajani dice: oh. Il allora, ponte sulla sette legge, una vittoria per chi? Per Berlusconi, ma soprattutto per la Calabria, la Sicilia. A quel punto Salvini dice: allora non hai capito. Allora vuoi le cattive? Ti faccio vedere proprio mentre Eccolo lo firmo. Qua. Cala la matta, qui Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, firmato il decreto. È manoscritto. Abbiamo il video, perché è bello vedere che fa una firma, fa la firmona come Trump, quella grande, grande. Guarda. Occhio, questo è molto prima bello. Prima firmava piccolo così una volta. Attenzione. E mezzo ponte è fatto solo. Eccolo, dopo più di 50 anni, la firma per il decreto ponte. A me piace. Qua perché andava avanti proprio. Se tu ti chiami Matteo Salvini, no? A cosa corrisponde quel? Cioè, su. Matteo Salvini, con il doppio punto, con la. È strano, no? Come firma. Ma questo è poco. Perché dice, vabbè. Poteva dirlo che sei ispirato a Berlusconi per il ponte. No, lui si ispira a cose più alte. Vale la pena ascoltarlo. Guarda. Non leggere, Diego. Non leggo, ha sentito. Ascoltate. E poi arrivo al ponte. Ponte? Lui così. Fa dei gesti, cioè. Il ponte, no. Il caso fa così. Bisogna osare. L'Italia è la patria del Rinascimento. Rinascimento, lui lo fa così. Lui questo è il Rinascimento. Sì, ponte. Ponte. È Rinascimento. Se Michelangelo, Raffaello, Leonardo da Vinci. Che sono loro tre. Raffaello, Leonardo. Non avessero osato, se avessero dovuto passare attraverso la commissione di studio costi-benefici, non avremmo quello che hanno fatto Raffaello, Leonardo e Michelangelo. Fortunatamente bisogna osare. E non succede niente, non partono neanche gli applausi, c'è proprio smarrimento. Dice, questo sapevamo che era strano, ma a sto punto. Perché il sottotesto? No. Io non lo so. Io non lo so gli altri paesi, cioè se il livello di mitomania, di percezione di sé arriva a questo. In Germania dicono solo Beethoven, Bach. Ce l'avete uno così pure in Germania? E io? Uno così, uno Salvini? No, non uno che la pensa come Salvini, uno così fuori proprio dalla grazia di Dio, cioè. Io non sto più neanche commentando di destra, razzista, xenofobo, quelle cose le do per scontate. No, ora no. Come parte del dibattito, ma uno che si compara a sta roba qua. Ora non ce n'è. Cioè lui è Michelangelo, Raffaello e Leonardo da Vinci. Vabbè, ok. Comunque. Il sottotesto che mi ha colpito è quello che dice: hanno usato solamente Leonardo da Vinci, Raffaello, Michelangelo e io. È quello. Quello, cioè, si mette. E aspetta, e io ho la commissione che mi controlla. Io tre, no, facile osare. Magari senza nessuno che ti controlla. Bravo. Pure se sei Michelangelo. Facile. Prego, fai il ponte nei miei panni. Mentre Salvini si elevava a livello di Michelangelo, grande superbia, invece da parte del capo del governo c'era umiltà puntata. Giorgia Meloni in Romagna, sopralluogo nelle zone colpite dall'alluvione, lontano da giornalisti e telecamere, per la presidente del consiglio Meloni, rientrata in anticipo dal G7 di Hiroshima. E poi deviene il dubbio, appunto, e se è il TG3. Sì. Qualcuno vedendo il servizio del TG3 dice: ma tu non hai idea di quanto siano potenti gli zoom delle telecamere del TG3? Il giornalista stava in Abruzzo, lontano proprio. Qualcuno sospetta che in realtà non sia così vero, poi. Sì, ma perché poi va in contrasto, cioè, lontano da giornalista e telecamera è quella che l'ha girata, si chiedono. Tanto è vero che il TG3 toglie questo tweet, lo cancella e in un servizio chiarisce un po' il mistero.
Allora, questo servizio parte con Bignami appoggiata alla macchina in posa Vogue, tipo. Ok. Camicia verde, piedi nelle pozze, Giorgia Meloni fa visita ai cittadini impegnati a spalare il fango intorno a Ravenna, poi gli scantinati allagati e le aziende agricole più colpite. Le immagini sono quelle messe a disposizione da Palazzo Chigi, la stampa tenuta lontana perché, spiega la Premier, non era il momento delle passerelle. Capito? È quello che è successo. Cioè, produce da sé il governo i propri servizi e poi gli dice, è una roba meravigliosa, lontana dalle passerelle, perché le passerelle non servono più. Oggi ci sono le gallery, infatti sul sito del governo italiano c'è tutta una gallery, questa è live, ve la faccio vedere, con tutta la visita, e non è prodotta da giornalisti che stanno là. Questa è produzione interna, interna, il suo fotografo che l'ha seguita. La richiesta viene fornita a questo, a quel giornale, insomma, oppure free, non lo so. La narrazione. Ci si appropria del racconto perché lo voglio fare a modo mio. Secolo d'Italia. Questo è il Secolo d'Italia. Meloni sui luoghi dell'alluvione. Non è momento di passerelle. Daremo risposte immediate. Sempre il Secolo d'Italia. Sempre il Secolo d'Italia. La visita solitaria di Elly Schlein nei luoghi dell'alluvione. Quasi si vergogna di farsi vedere. Allora, la cosa strana è che fanno entrambe la stessa cosa. Cioè, vanno in maniera discreta per... evitando, diciamo, le folle. Una è discrezione, l'altra è vergogna. È una che si vergogna. Ma io stesso racconto. Vabbè, la verità. La verità è un giornale. Questa è un'altra narrazione, ancora racconto. Si nascondono dietro il clima per coprire la loro incuria. E qui c'è il clash di altre due narrazioni. Una è quella che la colpa è del cambiamento climatico, quello che è accaduto. L'altro è che queste cose succedono e l'incuria del territorio che ha portato a quelle conseguenze. Se a destra c'è un'unità di visione, a sinistra un po' di meno. Allora, questo è Gualtieri che va a contemplare la fontana dove degli attivisti di ultima generazione hanno sversato che cosa? Carbone vegetale nella fontana di Trevi. Grazie all'intervento tempestivo della polizia locale, evitato il peggio. Ora è necessario un intervento che impegnerà risorse pubbliche e porterà allo spreco di 300.000 litri d'acqua. Che poi anche la stessa cosa più o meno aveva detto il sindaco di Firenze. Ha fatto Nardella quando si era buttato. Poi sempre l'acqua sprecata in quella. Sì. Chiaramente il commento è. Vallo a dire alla tua segretaria Schlein che dice che è giusto che esprimano il loro dissenso così. Diciamo che a sinistra ci stanno diversi approcci, sì, a questo tipo di contestazione. A destra sono più monolitici. Oh. Che cosa succede in tutto ciò? Che arrivano degli altri attivisti, attiviste di ultima generazione, credo sempre, davanti al Senato a denudarsi e cospargersi di fango. Salvini non si. Vengono fatti diversi video, questo è, diciamo, parte di un video fatto dalla finestra, non credo dallo stesso Salvini, comunque diciamo direttamente dal Senato, e Salvini scrive poco fa davanti al Senato: quelli che dicono sempre no a tutto, quelli del no ad ogni opera umana per mettere in sicurezza fiumi, laghi, boschi, campagne e città, sono un danno per l'ambiente e per l'Italia. Vandali, patetici e con molto tempo libero. L'Emilia Romagna li aspetta a spalare. Comunque, l'hai chiamato. La cosa che colpisce è anche il fatto che la comunicazione oggi costa un sacco di soldi. I governi, quando la Meloni va nelle zone, lì c'ha due, non ci avrà i giornalisti, ma c'ha almeno tre o quattro persone che stanno lì. Peraltro alcuni si sono anche visti. E invece questi sono a costo zero, non ci vuole niente. Se spogliano, se spargono dei fa. E questo anche una lezione in qualche maniera, che può significare qualche cosa. Grande efficacia. Grazie Filippo. Attenzione, è il clima, è l'incuria, ci vuole qualcuno che ti dia un attimo di solidità, che ricordi un pochettino nel passato come sono avvenute tragedie simili, e ce l'abbiamo. Allora, questo è uno dei tanti passaggi, dei tanti dibattiti che abbiamo visto. Sallusti. Dibatto velocemente che forse in Emilia in questo campo c'è troppo poco cemento. Cioè, se avessero messo un po' più di cemento sugli argini o dove andava messo negli invasi, insomma, non lo so, probabilmente i danni sarebbero stati minori. Dopodiché nel 1960, se non ricordo male, o poco prima, ci fu l'alluvione del Vajont, poco lontano da lì, morirono quasi 1000 persone e non c'era l'allarme climatico. Quando la natura decide di
di fare quelle cose lì, non è questione di allarme climatico, è questione che accade, è sempre accaduto e purtroppo accadrà sempre. Beh, indipendentemente allora, dagli allarmi climatici. Chiaro? L'alluvione del Vajont. Un nostro collega, amico, non ha resistito. Nacchi dice, Sallusti, non parlare del Vajont se non sai niente, non parlare. Io, Pennacchi, subito. Siccome noi non ci fidiamo neanche dei Pennacchi, siamo andati a fan fact checking su tutte le cose che ha detto Sallusti. Allora, partiamo. Nel 1960, poco prima, sì, no, non lo chiedo a voi, no. 9 ottobre 63, poco lontano da lì, Forlì-Longarone, 320 chilometri, è più distante da Roma-Firenze. Morirono quasi 1000 persone, morti 1917. L'alluvione del Vajont, è quella la cosa più... che non fu un'alluvione causata dal clima, fu causata da qualcos'altro. Torniamo al discorso del cemento, ci vuole più cemento. Io non dico che, però, da cosa fu causata? Da sta diga qua, il cemento è alta 260 metri, larga 190. Com'è accaduto che l'invaso d'acqua ha fatto leva sulla montagna di fianco, insomma, l'ha minata, quella è caduta giù, l'acqua ha scavallato. Non era un'alluvione, non era un'alluvione. L'ha raccontata tutta sbagliata. Eravamo qui a parlare di narrazione, si celebrano grandi, immensi narratori. Il presidente Mattarella a Milano per l'anniversario dei 150 anni della morte di Manzoni. Poi hanno celebrato tutti, l'hanno ricordato tutti, ognuno però ha il proprio poeta, diciamo. La Russa, anniversario della scomparsa di Almirante. Per cui ricordiamo le opere. No, vabbè. E invece, vedi, Lollobrigida. Lollobrigida, qua, no. Ricordiamo Manzoni, colui che prima di descrivere l'Italia l'aveva sognata come una nazione. E troviamo questi commenti. Non leggo però una sola razza, etnia e ceppo. Tu non hai letto un ceppo, non solo del Manzoni. L'abbiamo sentito citato anche... L'abbiamo sentito citato anche da Sabina, il ceppo, un pochettino. Ma dove nasce il ceppo dell'Ollobrigida, nel senso la citazione? Dillo, dilla meglio. Sì, vero. Da dove nasce il ceppo dell'Ollobrigida? È una frase che francamente mai avrei pensato di sentire. Comunque, 21 marzo. Allora, c'è stato un importantissimo congresso di partito questa settimana, il congresso di Noi Moderati. C'erano tutti, Lupi, lo zio e la cugina. Erano tutti là. E c'era pure l'Ollobrigida. L'ospite, certo. Ok. C'era Leonardo. E poi che... Fattore d'esecuzione. Eccoci qua. Grazie. Ragazzi, dobbiamo intervenire. Grazie. Vai a far pipì. Ti aspetto. Grazie Maurizio. Ora io non lo so sta cosa, arriva Tajani che sta idea che era... E lui ha detto dai vai a fare pipì, dai vai a fare... Ma che è una cosa che si dice davanti ai giornalisti, alle telecamere? Dice vabbè, sei lontano dalle telecamere, così troppo vicino alle telecamere. Totale. Non si trova mai la misura corretta, diciamo. Eccolo qua, lui lì è andato appena a fare pipì, tai, dalla mano. Non si sa, si immagina che insomma, cioè no? È bello. Lui ignaro, lui non sa niente, dice. Gli hanno detto dopo, guarda che era appena stato accesso, che proprio l'ha detto davanti a tutti, perché nessuno chiede la mano? Questa è un'altra immagine di quelle che no, quando sei insicuro, quando è in periodo così, un po'. Ecco. E dice Uveite, pure lui? Ricordiamo, no? Berlusconi, però là Berlusconi con gli occhiali da sole era un altro andazzo, insomma, qua. Vabbè, comunque. Grazie. Lui al cerimento capisce che non vede niente, sei lei. Vedo bello fresco, non sa che io ho già giocato, alle 7 giocavo a padre, c'è una giornata infernale. Volevo, diciamo che alle 11 iniziamo, alle 11 facciamo intervenire. Che siano tanti temi di cui discutere, di cui parlare, però ce ne sono alcuni che io ritengo molto rilevanti. Il ruolo della persona, il ruolo della persona che si riscopre. Abbiamo avuto discussioni, io non sfuggo mai dalle polemiche e qualche volta le causo pure, cercando di parlare italiano, ma devo prima di fare delle affermazioni studiarmi i complottisti delle varie parti del globo per capire se abbiano citato prima di me alcuni termini. Noi abbiamo un calo demografico che non è omogeneo nel mondo. Negli ultimi 20 anni
I cittadini del mondo sono cresciuti 2 miliardi, noi al limite abbiamo un problema di capire come sfamarli in futuro, come dargli lavoro, come dargli una condizione di dignità sociale all'interno di un quadro e di un'evoluzione civile della quale ci dobbiamo far carico come paesi avanzati e progrediti. Perché noi ci dovremmo porre il problema del calo di natalità in Italia o il calo demografico in Italia se quei 2 miliardi sono pronti ad arrivare qui in qualsiasi momento e diventare cittadini come noi? Pensate, 2 miliardi di italiani, quanto è? Cioè, quando si dice l'emergenza, a sto punto si alza la soglia dell'emergenza. Perché se è emergenza adesso, pensa quando arrivano 2 miliardi, che facciamo? C'è un problema. Io dico, non è proprio furbissima come comunicazione questa. Perché dice, vabbè, 2 miliardi adesso siamo sotto di parecchio ancora, quindi tutto sommato ce la caviamo. Cosa a cui possono ambire e possono aver diritto, ma non è la strada principale, a nostro avviso ed avviso di tutti. La strada principale è cercare di invertire il calo demografico, investire su quella cultura, su quella tradizione, su quel ceppo al quale noi apparteniamo come italiani e del quale volenti o nolenti ci sentiamo particolarmente orgogliosi. Io, quanto sentiamo orgogliosi di questo ceppo, noi italiano, che nasce il ceppo dei loro brividi. Miliardi di meme, dei commenti. Più bello per me è questo. Ceppola qualunque. Ceppola qualunque, è definitivo. Ora. Quella cosa del ceppo è girata tantissimo. Secondo me è arrivata fino a livelli. È arrivata pure al Quirinale, perché il discorso di Mattarella su anniversario di Manzoni. Manzoni sostiene i moti di indipendenza nazionale, incoraggia i venti di libertà che spirano in Italia e in tante altre parti del mondo. Ma nella sua visione è la persona, in quanto figlia di Dio, e non la stirpe, l'appartenenza a un gruppo etnico o a una comunità nazionale, a essere destinataria di diritti universali, di tutela e protezione. È l'uomo in quanto tale, non solo in quanto appartenente a una nazione, in quanto cittadino, essere portatore di dignità e di diritti. Bravo! È stata un po' un'impressione di tutti questa. Ho appena sentito un rumore tipo, non so, tipo un ceppo che sbatte contro dei denti. Mattarella Lollobrigida. A quel punto Lollobrigida risponde, dice, guarda, non penso si riferisse a me, il 24 maggio sarò a una cena al Quirinale, ci sarà anche il presidente dell'Angola, per dire quanto, cioè, è un ceppo lontanissimo dal mio proprio, cioè, è proprio... La chicca, il presidente dell'Angola, se... Io, il presidente dell'Angola e al Quirinale, cioè, proprio... Ma che mi vuoi dire? Cioè, che devo fare proprio di più io. Per dimostrare... A questo punto però noi l'abbiamo chiesto a Mattarella, ma se riferiva veramente... Presidente, le persone vorrebbero sapere a chi si riferiva nel suo discorso per i 150 anni dalla morte di Manzoni. No, ma non c'è bisogno di fare nomi, risponda semplicemente alle mie domande. Posso iniziare? Inizi. È un uomo. Sì. È un uomo. È più facile che pensi, aiutiamoli perché in difficoltà o ciascuno al proprio paese? Ciascuno del proprio paese. Che valore ha la parola patriota per questo personaggio? È di grande importanza. Questo personaggio ne ha dette di fesserie? Sì. Ne ha dette di fesserie negli ultimi 7 giorni? Sì. Lollobrigida. Presidente, non so quanto mi dispiace. Secondo me non dovrebbe proprio una vacanza. Sono d'accordo con lei. Ma anche un weekend, 3 giorni, ne so, a Berlino. Sono stato a Berlino. Oppure una cosa più lontana. In Nuova Zelanda? Sì, ci sta. Prenoto subito. Veda, devo low cost. Facciamo questo weekend o il prossimo? Questo, dai. Un applauso ad Alessio Marzilli. Allora,
non potendo contrattaccare, dico Lollobrigida, Mattarella, a sto punto non rimane che appropriarsi de Manzoni. Manzoni era un patriottico e difendeva la famiglia. Pian piano, vedi? Questa mi è piaciuta molto. Mattarella, capo dell'opposizione, questa è la verità sempre. Quello di prima. Vedi, contro il governo. Il presidente ha persino arruolato Alessandro Manzoni. Però io l'ho trovata una citazione, il titolo, forse i più giovani non ci arrivano, ma ha ricordato? La vecchia prima pagina. È stato Tognazzi, il capo dell'EBR, questo era. Questa è la prima pagina del male. Il male. Lo dico così per cultura, ma. Poi San Giuliano. Arriva San Giuliano. Manzoni, oltre ad essere una delle più alte espressioni della letteratura italiana, è stato un protagonista del Risorgimento, il suo ideale di patria e nazione di grande attualità. Insomma, gira e rigira, mo era fascio pure lui. Va bene, andiamo avanti. Andrea Del Mastro. Dopo anni di intolleranza culturale, di violenta egemonia gramsciana, io dico come gli viene di dire certe cose, è incredibile, manifestatasi nell'occupazione militare di ogni spazio culturale più che nella asserita superiorità, non vogliamo fare altrettanto. Vogliamo liberare la cultura italiana, renderla plurale, mai più settarismo. Questa pure è una narrazione che non è che va a riscrivere cose del secolo scorso. Questa risposta è definitiva. Sono 30 anni che l'egemonia culturale è di Mediaset. Cioè, è come se noi non avessimo passato occupare tutti gli spazi. Roba da matti. Comunque, rimanendo in ambito... San Giuliano apre il Salone del Libro a Torino. Il libro è un grande strumento di libertà. Ne ho 15.000 a casa. Ho molti amici libri, per dire che non ho nulla contro i libri. Comunque. Salone del Libro, altro eventone in cui è successo un fatto. 15.000. Topico. Giubilei. Che è, ricordatemelo che non mi ricordo mai, cos'è, consulente, no, ministero, consulente, sì, Ministero dei Beni Culturali. I collettivi che hanno impedito di parlare al ministro Roccella, che doveva presentare il suo libro al Salone del Libro, sono i veri fascisti antidemocratici e gliel'ho detto in faccia. Allora, questo tweet ha un po' spiazzato tutti quelli che seguono sia Giubilei che un po' tutto il governo, perché lui... E quello, ma come i fascisti siamo noi, non è che ci siamo pure l'altro. L'ha messo in confusione, infatti poi le risposte sono così. Chiamali col suo nome, comunisti. E allora dice, quindi i fascisti è brutto. Cioè, fino adesso ce lo siamo detto fra di noi, fratto è figo, adesso fascisti, adesso fascisti sono gli altri. Quello di Giubilei è un grande tentativo culturale di innovazione dalla destra. Lui sta cercando di far passare l'idea, tipo Inception, che la parola fascisti non ha una connotazione politica, ma è un termine che rappresenta l'inciviltà. Ecco, ma guarda che è una roba coraggiosissima. Cioè il video va visto, è bellissimo. Fuori Rossella dal Salone! Fuori Rossella dal Salone! Fate parlare una cosa! Fate parlare! Siete dei fascisti! Siete dei fascisti! Siete dei fascisti! Guardate, alle nostre spalle il fascismo e gli altri fascisti stanno contestando un Rossella che non può tenere la sua presentazione con l'assessore. Mi sembra normale una cosa del genere? Allora, lui è, questo è meraviglioso secondo me, Maurizio Marrone, assessore alle politiche sociali della Regione Piemonte, Fratelli d'Italia. Ora, il tentativo meraviglioso di Giubilei è di far dire, non è la fine, di far dire a Marrone la parola fascismo in senso negativo. Infatti gliela in bocca. È vero che questo è fascismo? Marrone, è una cosa di cui... Gli antifascisti, mi sembra. È proprio così, è l'intolleranza e anche l'ignoranza. È stato offerto lo spazio di intervenire dal palco, è stato letto un comunicato delirante, non c'è stata risposta di dialogo, e la povertà intellettuale di chi evidentemente i libri, invece di impedirne la presentazione, forse dovrebbe leggerne un po' di più. Ma è intolleranza, ancora, ma non dirà mai no, è fascismo, io non lo dico. Va bene. Questo è un commento che ho trovato molto carino. Comunque, l'interruzione della presentazione della Roccella è avvenuta entro i primi 90 giorni, quindi è legale.
Forza, arriva. Fermi. Bisogna dire che la Roccella là su se la sarebbe anche cavata con i contestatori. Non fosse che poi è accaduto questo episodio qua, meraviglioso, tra Nicola Lagioia, che è il direttore, e la Montaruli. E Augusta Montaruli, deputata di Fratelli d'Italia. Capito? La Montaruli gli dice: la contestazione legittima, ho tutti i soldi che prendi. È come quando te lamenti che non ti hanno portato le pizzette, non lo so. Come se lui fosse, cioè, avesse un negozio là, un ristorante. Ah, com'è? Ci sono i muschi. Massima stima per Nicola Lagioia, che alla sottosegretaria dà della maleducata invece che della pregiudicata. La classe non è acqua, bravo Nicola. Nicola Lagioia intanto passa a Discovery, tutto ciò comunque. Questo a me è piaciuto tantissimo. Allora, lui è Bobo Craxi, che condivide questa foto di una giovane Roccella, la compagna Roccella tanto tempo fa. Gian Roccella, 21 anni, femminista durante un comizio, vabbè. Che reclamizza il nuovo libro. Guardate com'eri, guardate come sei, mi pare tu zio, qualcuno cita. Avete capito tutta la citazione, no? Tranne Bobbo. Tranne Bobbo Craxi, che dice: oh zio. E qualcuno deve condividere, diciamo, il pezzo di Fabris. Per me Fabris, è stata la diciamo, cosa più grave di carenza proprio culturale che non conosci, vabbè. Vabbè. Eccolo ora, qua, lui non ne perde una. Impedire di presentare un libro è come bruciarlo, riportando alla mente i peggiori episodi della storia dell'umanità. È inaccettabile, aggiunge San Giuliano, gravissimo quanto avvenuto. Si tratta di intolleranza violenta. Insomma, adesso parte, al di là di quello che è accaduto lì, la cosa interessante è il racconto che se ne fa. A destra, quell'episodio pian piano diventa sempre più violenza. Violenza, non contestazione. Beh, si parte con i fascisti, si parte col fascismo dell'antifascismo. Cioè, e poi pian piano cresce. Nicola Porro, ecco i veri fascisti, aspetta io qua, perché lui c'ha, c'ha comunque un linguaggio che semplifica, mette quella roba là tipo super gulp, là a sinistra, dice, che attenzione, fa roba a micetta. Poi l'indice sotto, qualora uno guardasse da un'altra parte, è sotto la notizia, ok? Roccella, sale del libro e condivide questa foto. Allora lui questa foto più dei fasci che fanno paura che ha trovato, che stava là, che è una specie di pigiama party dei dodicenni, non lo so. Questo è il peggio che ha trovato, dice, questi menano, questi sono pericolosi. Vale più la parola che l'immagine. Polemiche al Salone del Libro, da contro di lei, violenza e intolleranza. Questo è Fratelli d'Italia che accusa. Non si continua con la parola violenza. Luca Sofri dice, dicevamo del vittimismo, tra poco sarà diventato un pestaggio. Pure qua, dichiarazione, ecco qua, shock, dopo la violenza al Salone di Torino. E alla fine la violenza. Contestazione al ministro Roccella, 29 persone denunciate per violenza privata. Alla fine c'è un effetto di tutto ciò. Bello e buono, ieri Elio Vito fa questo tweet. Scrive: sono finalmente uscite le dichiarazioni del presidente del Consiglio e del presidente del Senato di solidarietà con la donna transessuale manganellata a Milano e di condanna per la gravità dell'accaduto. Veramente ironico, perché. E allega il testo di condanna della contestazione alla Roccella. Esatto. L'episodio è questo qui. Marco Furfaro, Furfaro. Io l'ho visto Furfaro. Per la prima volta twittato da lui. Il video deputato l'avete visto tutti? PD. Eh? Deputato del PD. Deputato del PD, certo. PD. Il video del... Noi non lo mostriamo. Di questa trans manganellata da 3 o 4, ora non mi ricordo. Credo tre. Poliziotti, spray al peperoncino, manganellate, calci contro la donna trans a terra, inerme, disarmata, di fatto già immobilizzata. Quello che è accaduto a Milano è inaccettabile, barbarie, non esiste, non può esistere un prima che lo renda giustificabile o peggio ancora accettabile. Chi delinque va arrestato, non picchiato a sangue, men che meno quando è inerme, si punisca quello che è a tutti gli effetti un abuso. Ora, il tweet avrebbe anche potuto essere racconto, ma il video, se voi l'avete visto, bene, se non l'avete guardato,
guarda, è inequivocabile quello che accade lì. Non c'è modo di raccontarlo in maniera diversa. C'è chi viene menato e chi mena come un dannato. Quindi cosa rimane da raccontare? Se il video non è possibile raccontarlo in maniera diversa, si inizia a raccontare quello che non si vede, cioè quello che è accaduto prima. Porro! Bollino rosso stavolta. Avete visto il video del trans picchiato a Milano? C'è qualcosa che non vi hanno detto? Milano, il video shock della trans? Ecco la verità, questo è Libero. Stranamente la parola violenza qui non compare. E c'è una verità che va raccontata, quello che è successo, ma voi non sapete com'è andata davvero. Io la spiegazione più agghiacciante, ma anche meravigliosa, divertente, è la sua, segretario del sindacato di polizia locale. Aggredì uno con un calcio allo sterno e l'altro con dei calci alle tibie. Poi uno vede il colpo, ma se uno lo vede è più scenografo, che non sono manganellate tese a fare male veramente. È tipo Bud Spencer e Terence Hill, capito? Esatto, bravo, una cosa così. È una coreografia. Fai male. Quello poi si rompe, come i cavoli di legno. E loro fanno così. Questo è il racconto. Il tentativo di raccontarti quello che hai visto e non l'hai capito, che era una specie di balletto che fa la polizia. Questa è la verità. La verità non può che dare la verità. La verità. Per Sala è una donna, la trans minaccia scolaresca, picchiato dai vigili, per Sala è una donna e i Ghisa colpevoli. Il video diventato virale mostra solo la parte finale dell'operazione, quella con le manganellate, tutto ciò che è accaduto prima è finito nell'informativa inviata alla Procura della Repubblica di Milano dalle pattuglie della polizia. Ricordate pur quel trans minaccia scolaresca. Comunque il racconto che fa la verità è che prima ci sarebbe stata una banda di trans che ha attaccato i vigili, cioè, tipo i Guerrieri della Notte. Se menano, poi la banda dei vigili risponde, altre mazzate, un film. E poi io ho avuto un attimo proprio, ho detto, forse non è tutto perduto. Il giornale, ciò che è accaduto a Milano è inaccettabile. Chi delinque va arrestato, non picchiato. Il ministro Piantedosi ha il dovere di intervenire. Grande tweet. Ha tuonato Furfaro del PD, ignorando che il corpo della polizia locale sia alle dipendenze del comune. E quindi non se ne esce. Fino all'ultimo, non se ne esce. Paolo, ci racconti un attimo sta storia, com'è andata? Innanzitutto quel video è di mercoledì scorso. Ci sono versioni, come avete detto, piuttosto discordanti. Oggi la trans ha parlato, insomma, ha dato un'intervista, la riportano diversi quotidiani, ha dato la sua versione. Allora, innanzitutto ha detto che è vero, aveva bevuto, era un po' alterata, ma stava avendo una discussione con altre persone, migranti, non aveva fatto gesti provocatori o altre cose, come è stato detto, davanti a una scuola. Questa è la versione di questa donna trans di una quarantina d'anni, di origine brasiliana, ma di quasi 30 in Italia. È conosciuta, sanno chi è nel quartiere. E lei racconta appunto che c'è stata questa discussione, sono intervenuti, a lei aveva dato fastidio che intervenivano su di lei e non su altri che secondo lei andavano coinvolti negli accertamenti. Fatto sta che la mettono nell'auto dei vigili. Lei, particolarmente irritata, si riesce a liberare, effettivamente da quello che racconta lei fa anche dei gesti di violenza, ma su se stessa, perché colpisce la parte di plastica che divide il posto del chi sta avanti, del guidatore, dai posti di dietro, riesce a sfuggire e scappa e cerca di nascondersi dietro quella siepe. Da quello che si vede nel video, ma anche prima, nessuno ha detto che aveva oggetti che potessero includere anche, diciamo, un'arma bianca, qualsiasi cosa, quella che hanno dato tutti, è stata poi smentita anche dalla procura stessa. Esattamente, perché poi arriveremo a una verità. Lei dice che ora farà una denuncia, quindi ci sarà una versione dei magistrati che accerteranno rispetto a quello che appunto era stato detto di anche lei, che insomma ha aggredito ed è stata particolarmente violenta. Fatto sta, dicevo, che poi il video, onestamente, come è stato detto, è inequivocabile, insomma, c'è una persona a terra che viene fermata in modo particolarmente violento. Poi su quello che è successo prima. Comunque la cosa incredibile, girando per social, ma non i social di Pippo, Pluto e Paperino, i social appunto degli intellettuali, gli opinion leader dei governativi, insomma quelli più organici, ne abbiamo visti alcuni, ma ce ne sanno altri che sì, insomma vi risparmiamo. Insomma.
è proprio che non c'è proprio l'ombra di dubbio, cioè davanti a quel video comunque sto con quei tre, comunque a prescindere, perché voi non sapete quello che è successo prima. Mentre nell'altro caso, che dove la parola violenza viene usata e se ne abusa, ammesso e non concesso che non sia dissenso ma sia una violenza verbale, lì non si considera affatto tutto quello che è successo prima, cioè perché si sta dissentendo, si sta contestando la Roccella. Sono due episodi ovviamente diversi, ma le parole usate poi alla fine sono quelle. Là c'è la violenza, come dice Luca Sofri, ormai siamo al pestaggio. Qua, ma voi non sapete quello che ha fatto prima questa. Questo è il tipo di racconto. Marco. E aggiungo che ovviamente è un dettaglio, però a me colpisce sempre che è una donna trans, ma i giornali a destra lo chiamano al maschile. Ah beh, certo, chiaro. Mi sembra che questa è una mancanza di rispetto inutile. Non solo, come scriveva... Ma là ci sarebbe pure da leggere altri 3-4 di quei 15.000 libri di San Giuliano. Per il programma, perché non vuole vedere i giornalisti? Vabbè, non è simpatica come cosa. Senza che non venga Ravenna la Meloni a questo punto. Yeah. Ma tu sei qua? Sì, pure lì. E che fai? Video operatore. C'hai avuto da riprendere questi giorni? Anche troppo. Casa tua? Per fortuna tutto bene. Ti chiami, scusa? Andrea. Grazie. Complimenti per il lavoro, per la trasmissione. Grazie. È sempre un piacere seguirla. Vista Meloni? No. Per fortuna... no, non l'ho vista. Dovrebbe arrivare qua. Salve. Ciao. Ciao. Passata la Meloni? Ancora no. Ancora no. Un po' in attesa. Allora, a un certo punto gira la voce, la Meloni passa per Porta Schiavonia, che è questa qui, che è un po' l'inizio dell'area poi più colpita di Forlì. Quindi ci si sposta tutti quanti da questa parte, dove c'è anche questo lenzuolo con scritto Meloni basta passerelle, fondi alla popolazione, non alle armi, eccetera, eccetera. Tu sei venuto da Torino, ma a Torino pure c'è il po' che... Infatti adesso torno là. Hai sbagliato all'Uione? Faccio doppietta. E che dicevi, puliscono la strada? Perché dovrebbe arrivare qualcuno di importante. Ma se tu fossi la Meloni? Sì, non so se verrei. Ok, preferiresti farti vedere con la strada infangata o con la strada pulita? Un po' infangata sì, ma... Lo vedi? Quindi sta cosa che la puliscono non è detto che sia alla fine. Vero. Attenzione che quella camera ha fatto chiudere adesso. Attenzione. E questa qua che è? Una stanza da letto questa? Sì. Dormivi tu qua? Sì. Come ti chiami? Mi devi da fare. Di dove sei? Bangladesh. Beh, qua sei scappato? Sì, è arrivato l'acqua, sono uscito. È arrivata qua? Quindi voi avete svuotato tutto, voi siete di qua di Forlì? Di Rimini, ieri eravamo a Cesena e oggi siamo venuti qua perché c'era forse più bisogno. C'è pure la Meloni forse, così? Sì. Già che ci sei. È quello che siamo tutti qua. Tutti tranne la Meloni che sei. Grazie. Grazie a te. Hanno pagato a spostare tutti su marciapiede lì nella piazza dove stavamo prima, quindi okay. Potrebbe essere che la Presidente del Consiglio ha già assicurato dal Giappone che i soldi ci sono. Ma guarda, potrebbe anche non farsi vedere, tanto per quello che fa. Abbiamo bisogno di braccia, non di politici. La Meloni ha già sorvolato le aree e questo dovrebbe essere a posto. A posto che e vuol dire? A posto con il territorio di Forlì. Non ha, visto. Ha già visto. Mi auguro che vada a Ravenna, ma a Ravenna. Questo è il momento per girare. Il momento per girare i politici lo dovrebbero trovare un po' più avanti. Nel frattempo ci lasciano stare, così gli angeli del fango possono finire quello che hanno iniziato. E noi angeli delle telecamere che facciamo? Noi continuiamo a documentare perché è importante che la gente sappia quello che succede dentro. Io ho una zia che sta a Forlì, che quando va a sparare con la pala fa così, con la pala fa così, 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 con la pala fa così. Dai che si è smacellati. Che hai visto la Meloni per caso? Ride. Abbiamo detto a terra Forlì, a terra Rimini. Ho capito. Di vedere la merda. Ciao. Sta a Ravenna la Meloni forse. Ravenna e poi forse Forlì, ma già c'è stava a Forlì. Ragazzi, due a testa. Io non muovo più, grazie. È uguale. Dove sta andando? Tuo amico Emi. Allora,
Siamo in quel di Forlì, è domenica e si aspetta in qualche modo da qualche parte l'arrivo di Giorgia Meloni. Intanto noi camminiamo in maniera assolutamente, assolutamente casuale negli incontri che facciamo e questo è, diciamo, il panorama. Documenti che qui si andano soli completamente. C'è la Meloni in giro. Non lo so, stiamo a cercare tutti. Manca un po' di organization, non siamo organizzati. Nel senso che dovrebbero mettere, ok, il numero 33, 10 persone lì, numero 31, 10 persone lì. Invece la situazione è un po' così. Con l'elicottero. Però a noi non ci porta mica in elicottero. La Meloni? Vabbè, signor, dopo che fa l'elicottero, dove va poi? I soldi se li mettono tutti in tasca quelli che gli mandiamo adesso. Ok, dai. No, lui mi capisce. Come? Lei mi capisce. Capito perfettamente. Hai visto? Sono le 3:15, noi siamo sempre qua nella fanga di Forlì. A Meloni non si sa dove sia. Azioni di depistaggio per i giornalisti e vabbè, alla fine, voi di pazienza, è andata così. E tutto ciò è ruttato l'Etna. E mo adesso noi abbiamo qualche difficoltà arrivata da quelle parti. Esonda il Po in parte a Torino. Bene. Qua c'è un gran sole. Dico a Meloni, non si hanno notizie. Che cazzo sta questo? Ecco qua. Se visita Meloni Emilia. E incontra la popolazione. Dove l'ha incontrata sta popolazione? Allora, visita senza riflettori accesi per fare il punto con gli amministratori e il presidente della regione Bonaccini e per portare la solidarietà del governo alle popolazioni colpite. La frazione di Ravenna non si è sottratta ai selfie. Strette le mani e abbracci con i cittadini. Se non è una passerella questa, che è? Tieni. D'accordo. Ora mi vuoi dire che quella non è una passerella? Cioè, se le foto le facciamo noi, le fanno i cittadini, sempre passerella è. Anzi, qua comunque aspettavano tutti, ci sono rimasti male. Grazie. Diretta. Dimmi che non si dimentica, perché qui è veramente dura. Siamo qua apposta. E io ti ringrazio. È venuta pure la Meloni oggi. Ma io ti ringrazio tanto. Vabbè, ognuno fa il suo, io faccio il mio, a Meloni speriamo faccia il suo. Io ti ringrazio. Grazie. Perché è tanta roba. Grazie perché mille. Quando ci siete, ma è una mano. Fa sempre piacere. Faccio andare in tanti posti, ma qui nella bassa del fiume faccio non vengono tanti. Grazie mille. Mi chiamo Jonas, sono di Forlì, sono la zona Romiti, quindi la zona, diciamo, colpita. La cosa che mi ha impressionato di più è stata la forza dei giovani, che si criticano sempre, invece hanno dimostrato di essere presenti e operativi nel bisogno. Una cosa di cui sono rimasto un po' basito è non aver visto la presenza per coordinare un po' tutta questa forza messa a disposizione da parte delle autorità. Non c'è un coordinamento del... C'è dello spreco di forze in questa cosa qua. Cosa abbiamo trovato di bullo? Ve lo faccio vedere. Siamo riusciti a stringere anche la mano. Guardate che c'è Giorgia. Cioè, ma che piacere, non si è mai visto neanche il sindaco di Ravenna. Mai visto il sindaco. Non si è mai visto il sindaco. Nessuno. Guardate con chi ci siamo trovati. Spettacolo. Spettacolo. Come ti chiami? Alberto. Facciamo quello che si può, Giorgio. Citizen Journalism, trovi a culo sul posto giusto. Che vestita di verde speranza. Noi invece se siamo vestiti di merda, se siamo vestiti noi. Siamo pieni di fanga, vabbè. A posto, a me non ritorno a Roma. Si vede che ha capito quello che doveva capire. E noi ritorniamo a Faenza e intanto vedo la documentazione, quella ufficiale, che finalmente arriva della visita a Giorgia Meloni. Non è il momento delle passerelle. Ecco, ecco. Sago Bignami. Camicia verde, piedi nelle pozze, Giorgia Meloni fa visita ai cittadini impegnati a spalare il fango intorno a Ravenna, poi gli scantinati allagati e le aziende agricole più colpite. Le immagini sono quelle messe a disposizione da Palazzo Chigi, la stampa tenuta lontana perché, spiega la Premier, non era il momento delle passerelle. Sono scesa in posti così, a caso. Mi sono anche commossa, beh, io mi commuovo spesso. A Forlì, dove per tutta la giornata si aspettava il suo eventuale arrivo, gli striscioni di alcuni contestatori, ma la Premier evita il centro per incontrarsi con Bonaccini davanti a un casello. Con lui visita Faenza, poi il ritorno a Ravenna per fare il punto anche con il prefetto del sindaco dei Pascale. Bene che nessuno sappia dove sia Meloni, commentava il primo cittadino in giornata, perché di tutto abbiamo bisogno meno che delle passerelle. Hai capito la Meloni che ha fatto? Hanno dato loro le immagini delle giornate. Più passerella del così. Mi scuserete se c'è stata suspense.
dove dovessi andare, ma non era questo che volevo fare. Lo so che mi avete cercato, però non saremmo riusciti. Io preferivo, non è il momento delle passerelle. Aprite! Bisogna lavorare giorno per giorno, ma ci siamo. Guarda, a me ha colpito una considerazione, che cioè servono i disastri per probabilmente cambiare le cose. E quello che si vede, almeno all'inizio, è una grandissima voglia di stare insieme, che non si avvertiva da tanto tempo. Direi la vera guarigione del Covid, sostanzialmente. E stare insieme con le masse, perché le prime immagini sulle strade sono di centinaia e centinaia di persone, e quindi tanti, ma per la prima volta non sono più individui solitari, sono un corpo solo, è una massa, quindi la fine anche della solitudine. La Meloni, anche qui, abbiamo capito, cominciamo a capire che cosa c'è dopo la disintermediazione, cioè dopo la disintermediazione, quindi rivolgersi direttamente al pubblico, al popolo, c'è la autarchia comunicativa, cioè non c'è più, si scelgono le immagini, si fanno vedere, chissà, è legittimo pensare che alcune cose non le abbiano tagliate, probabilmente se c'erano dei rischi magari. Tra l'altro c'è tutta la polemica, ora non ho fatto cenno, per esempio ne ha parlato abbondantemente Floris martedì, il citizen journalist, quell'Alberto Albonetti, insomma, che l'ha incontrato, era un fascistone, è uno che sulle pagine sue c'ha più ritratti del Duce che della madre, cioè per dire, insomma, è stata, magari è scappato pure viva il Duce, non l'hanno no lavato. È andata in una frazione che tutti mi dicono, gli abitanti del luogo, parecchi di noi neanche la conoscono, molto piccola, con poche persone. Il primo che ha incontrato, quello che ha fatto il video, è proprio un camerata orgoglioso, per carità, statisticamente succede, però ecco. Però è legittimo pensare che diciamo, certo, che si possano confezionare delle cose, magari non è successo. Quando non sai cosa metterti e chiedi all'amico, ma te come te vesti? Allora, questa cosa l'abbiamo detto, ogni volta ci facciamo caso, hai visto che coincidenza, ma metterle tutte insieme fa effettivamente impressione. Allora, andiamo avanti, qua neanche i commenti, vediamo solo un camaleonte, guardate, eccola qua, a seconda dell'interlocutore, Tracker c'ha il vestito adatto, eccola qua, addirittura si veste da bandiera, a seconda della bandiera ha il colore di uno dei colori, eccola qua, qua con Berlusconi, qua si veste da Berlusconi, guardate che non è semplice, eh? Andiamo avanti, qua si veste da Presidente della Repubblica, questo diciamo è l'abbinamento meno riuscito forse dei tanti, ancora, qua da Draghi, manca la cravatta, ma sono uguali. Ancora, qua, vabbè, questa è quasi dovuta, è obbligata, ne abbiamo visti tanti di presidenti del Consiglio così. Ancora, ecco, qua questa è già difficile, eh. Qua mi è andata, dove era? Addis Abeba, ci siamo quasi. Ancora, qua si veste da premier inglese. Pronta, ci siamo. Qua da Macron. Da Macron. Qua da Zelensky. Qua da Papessa, pure, cioè che non è semplicissimo. Qua da Sheikho, cioè ci siamo quasi più o meno. E qua da karaoke dopo Cutro, pure qua è un abbigliamento proprio particolare richiesto, questo è da festa. Qua sta con Ursula von der Leyen, e qua c'ha la scialletta, lei, scialletta, tutte e due. Guardate che, dice, ma che si mette la scialletta? Prendi la scialletta. Cioè deve andare così, non so come funziona. Questo è complicato, quando ti smezzi l'armocromessa. Qua è difficilissimo, Attenzione. C'è anche un commento, come cacchio hanno fatto che io non trovo lo stesso punto di rosa neanche quando compro un completo, e lei ha trovato la stessa giacca della von der Leyen. Oh, poi c'è Calenda al concerto di Springsteen, che fai, non condividi l'esperienza con i tuoi follower stasera? Bruce, Carlo, proletario vero nella mischia, molto molto bene, sta qui con lo sguardo da boss, cerca di non litigare anche con lui, perché è un attimo che dice, no però tu non sei riformista, eccetera eccetera. Eccolo qua, qua chiocciola Matteo Righetti e lo staff di Azione, che gli hanno regalato per i 50 anni un biglietto per il concerto di Springsteen. Grazie di cuore, uno spettacolo incredibile.
e dice: ah, mamma mia, che tirchi, quanto l'hanno messa a testa? 2 euro. In effetti, Righetti più tutto lo staff d'azione, un biglietto. 4 euro. Non lo so. 4 però. Euro. Poi, era un diversivo, mentre stavi al concerto sono passati tutti a Italia Viva. Tra l'altro, concerto di Springsteen anche lungo, quindi c'era il tempo per fare l'evasione. Oh, Crosetto a un certo punto: mi scuso, ma questo è il modo più facile per trasmettere il messaggio. Ho lo stesso numero da sempre, mai cambiato. Quindi lo hanno migliaia di persone. Prima in poche lo usavano, oggi ricevo migliaia di messaggi, WhatsApp o mail. Umanamente è impossibile leggerli tutti. Scusatemi, lui ha avuto questo, il bisogno di dirci questa cosa. Messaggio, forse era da scrivere nello stato di WhatsApp, così, visto che il problema ce l'hai là. Ma non ce l'hanno staff al Ministero della Difesa, cioè, perché Crosetto effettivamente sta lui lì con le manone a scrivere, cioè non dico le manone perché Crosetto è Crosetto, quindi non è Feliz Navidad, perché la gente, cioè, si offende. E qualcuno dice: ma è il profilo parodia? No, il profilo parodia è una cosa serissima, tanto che sei intanto comprato la spunta blu, il profilo parodia, e sta un po' incazzato, dice: è da settimane che sto contattando il sindacato delle parodie. Il gentile Crosetto sta palesemente violando i diritti d'autore. Non è che mi dia fastidio l'originale, ma molte persone lo applaudono per le sue battute pensando che sia io. Abbia pazienza, per favore, lei pensi a fare il ministro, comunque complimenti. PS, per un attimo ho pensato: ma quando l'ho detta sta cazzata? Cioè, si è ribaltata la cosa, capito? Poi abbiamo lui, a inizio 2024 ci sarà la prima pietra per il ponte, vi assicuro, questo è Durigon, che se tra 9 anni, entro il 2032, non sarà pronto, attraverserò lo stretto a nuoto, ha detto il sottosegretario leghista. Tante le risposte, non so quale sia la parte meno credibile delle tutte. Oh, e poi c'è quest'altro capitolo. L'Interclub Parlamento, lui è il vicepresidente Alessandro Colucci. Cari amici, il presidente Ignazio La Russa ha lavorato intensamente per ottenere le migliori condizioni. Ecco la lettera ai soci dell'Interclub Parlamento sui pacchetti viaggio per la finale di Istanbul. Qua c'è il volo 1090 euro, biglietto 180, totale 1270. E La Russa ha lavorato intensamente per ottenere le migliori condizioni. Quindi, cioè, è bello sapere che non sta con le mani in mano sto nostro presidente del Senato, è entrato nel ruolo. Esenzione IVA sulla chirurgia estetica, mozione del centrodestra, Fratoianni aiutano i ricchi, ci sono stati un po' di provvedimenti di quelli proprio di cui c'era bisogno, i ricchi brutti però, non i ricchi tutti, i ricchi brutti. Se devi morire di fame, almeno muori bello. Oh, Susanna Ceccardi, eccola, cioè qua c'è qualcuno del Gascina che la conosce. Grazie alla delega fiscale del Parlamento al Governo, presto verranno cancellati i balzelli introdotti da Monti, sostenute le famiglie con figli e semplificato il pagamento delle tasse per tutti, un fisco più semplice e giusto, come sempre sostenuto dalla Lega. Ciao, ciao Monti, eccola qua. E commento: il nesso tra famiglie coi figli e la Tobin Tax e il superbollo qual è? Non si sa, però comunque in questo caso viene trovato via il superbollo auto, eccolo qua Salvini. La Lega, in pieno accordo con il resto della maggioranza, è pronta a presentare un emendamento ad hoc nella legge delega fiscale. Era una nostra promessa, la stiamo portando avanti. Meno tasse, più buonsenso. A quando un bonus autista personale? A molti ricchi dà noia cercare parcheggio. Ci sarebbe bisogno anche di questo. Il bello è che vi fate chiamare populisti, ricchisti dovrebbero chiamarvi. È bello come termine, ricchisti, non sarebbe male. Mi sa che quando ti hanno detto Robin Hood non eri attento quando te l'hanno letta e l'hai frainteso. Una d'arme di lingua, d'altare, di memorie, di sangue, di cor, per dire Manzoni era uno dei nostri. Avevo letto L'aveva cognata, convinto che fosse il profilo parodia, no? L'aveva sognata come una nazione. E, oh, Lollobrigida Manzoni era un patriota, difendeva la famiglia, però aveva una mamma e due papà. Come la mettiamo? Perché dice: ok, difendeva la famiglia, parliamo della famiglia dei Manzoni. Lia Celi si incaponisce: mi correggo, i papà erano tre. Manzoni era figlio naturale di Giovanni Verri, putativo di Pietro Manzoni, e fu educato dal nuovo convivente della madre, Carlo Imbonati. Manzoni era così patriota e difensore della famiglia che avrebbe voluto scrivere I promessi cognati. Che cioè, A Manzoni sono morti padre, madre, compagno della madre, due mogli, 8 figli, e poi morì dopo una lunga agonia per aver battuto la testa contro uno scalino. Cioè, bastava così come spiga, non serviva che il ministro Lollobrigida lo facesse pure fascista 150 anni dopo. In effetti è accanimento.